Bentornati leaders, come state oggi? Tutto bene? Io spero proprio di sì, mi sto morendo di freddo, tant'è che mi sono messa qualcosa di veramente pesante. Allora, oggi voglio parlare sempre di un autore emergente, un'autrice emergente nello specifico, Manuela Buzzerra, che ha scritto un libro veramente impetuoso, diciamo così, molto interiore ma anche molto violento nella descrizione delle sensazioni e delle emozioni, violento tra virgolette naturalmente. Questo libro si intitola Come un'ombra in un quadro di Van Gogh, e già il titolo lascia ben sperare. A me è piaciuto moltissimo, prima di raccontarvi la storia, vi devo dire la mia opinione, perché è un percorso attraverso se stessi e attraverso l'amore e la profondità di un marito che in realtà pensavamo di conoscere, ma ha tante ombre oscure. È anche un viaggio attraverso la sofferenza e al modo più difficile o il modo difficile di affrontarla. E a me è piaciuto molto perché Manuela Buzzerra, l'autrice, e ho visto anche qualche intervista, l'ho vista un pochino sui social, è molto impetuosa e quindi questo modo di essere, secondo me, lo riporta nella sua scrittura, che risulta molto raffinata, delicata, ma a tratti anche molto irruenta. E questo mi piace moltissimo perché riesce veramente a specificare il carattere del protagonista, della protagonista, e porta avanti tutto un filone interiore che in realtà si scontra poi con una realtà che è più dura di quello che si aspetta la protagonista, che ci aspettiamo anche noi lettori quando leggiamo il libro. Allora, di che cosa parla questo libro? Allora, la protagonista è Elena, che è la moglie di Brando, un artista, un pittore, di grande talento ma molto in difficoltà, che lei riesce, grazie alla sua determinazione, al suo incoraggiamento, alla sua forza, a farlo diventare famoso, a farla arricchire. Quindi faranno questa vita felice, che in realtà viene poi interrotta dalla morte di Brando, che purtroppo aveva una malattia mentale, la schizofrenia paranoide, e quindi si suiciderà. Questo è un pezzo duro iniziale del libro che fa un pochino pensare, tocca decisamente, arriva dritto, diciamo così. E quindi in questa parte Elena sarà distrutta, sarà persa nei suoi momenti, nei suoi ricordi, nelle sue sensazioni, fino a quando arriverà il momento di aprire il testamento. E lì si renderà conto che Brando in realtà gli ha nascosto un segreto enorme, che la vita e la persona che conosceva non è più come prima, non è più la stessa, non è quella che ha conosciuto, e da lì diventerà, diciamo, un libro che sfiora il sentimentale thriller, sentimentale, perché lei cercherà di far venire alla luce questi segreti, queste ombre, di scoprire queste ombre, e farà tutto un lavoro sia a livello interiore verso se stessa che verso Brando, ma anche concretamente per far venire a galla tutta la verità. È un romanzo molto intenso, molto bello. Intenso mi dicono che è una parola che uso sempre, quindi mi fa piacere perché vuol dire che i libri che mi state mandando sono intensi, che quindi mi suscitano qualche cosa, mi fanno sentire qualcosa, e mi piace molto questo perché il lavoro emozionale che si fa sui libri, secondo me, è importantissimo. E ogni autore, quando scrive, ci mette di sé, mette emozioni, sensazioni che ha provato, quindi che sia intenso va sempre bene. Vi faccio rivedere la copertina, anzi, vi faccio vedere per la prima volta la copertina, eccola qua. Questo titolo che lascia un po' perplessi a volte, ma secondo me è molto eloquente perché rispecchia perfettamente il libro. Perché se noi pensiamo a come sono e mi ripeto perché, come sono i quadri Van Gogh, luminosi, colorati, determinati da un certo punto di vista, sono tutti comunque freschi, luminosi. Se noi ci mettiamo un'ombra, un colore nero, un colore scuro, si nota subito, si va a contrastare col resto del quadro. E così è la vita di Elena, che sembra così luminosa, ma in realtà poi è colpita da qualcosa di oscuro, di nero, che difficilmente la riesce a affrontare, anzi, crea grosse difficoltà ad affrontare. Ma la determinazione di questa donna che vuole scoprire la verità sarà il filone di tutto il libro. Non vi spoilerò il finale, perché non è giusto, dovete leggere. Però sono sicuro che se lo leggerete vi piacerà, sono sicura che vi piacerà assolutamente. Un romanzo completo che ha una struttura definita, una scrittura fluida e piacevole e a volte un po' impetuosa. Perciò leggete questo libro, vi faccio assolutamente rivedere la copertina. Fatemi sapere se vi piace e se vi piace questo video mettete un like, condividete, iscrivetevi e parlate di Alessandra Mosella, la libraia narrante. E soprattutto leggete, leggete libri, leggete tanti, tanti libri. Ciao a tutti!